ho dato la mia Lamborghini. Scusate, no, non ho tempo da perdere. Ho un brutto presentimento, devo salvarlo. Pronto, no, no, fermo. Cazzo, colpo segreto, non è andato male. Fermo, presto, dobbiamo andare via di qui. Sparate, non sparate, vi prego. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui è Megozzo e ben ritrovati in questo nuovo video a bomba sul mio canale con la vita reale da bambino o da calciatore, ragazzi, perché ultimamente si stanno fondendo sempre di più. Perché sapete benissimo che nello scorso video Ronaldo Junior, ragazzi, ha rischiato veramente tanto. Sapete quello che ha fatto? È scappato dalla polizia, sta vivendo per strada. E nello scorso video avevo chiesto se il poliziotto doveva sparare a Ronaldo Junior oppure no. Siccome è una situazione abbastanza complicata e tutto il resto, ho letto tutti i vostri commenti, ragazzi, e quindi adesso ci sarà, diciamo, un mega finale dove si spera che le cose si possano risolvere in qualche modo. In ogni caso, ragazzi, io ve lo dico, ve lo garantisco, Ronaldo Junior ha fatto veramente il bordello questa volta, quindi lo dobbiamo perdonare, non lo dobbiamo perdonare, insomma, ditemelo voi. Cosa importante, siccome questo potrebbe essere il video veritiero che risolve la situazione in generale, io vi invito a mettere un bel pollicione in su, ovviamente, un commentone, quindi scrivetemi, ragazzi, se il video vi piacerà, se vi è piaciuto e tutto il resto. Ovviamente iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, quindi importante. Bene, per scoprire come finirà anche Cristiano Ronaldo, che tra l'altro è in carcere, ragazzi, guardiamo il video fino alla fine, guardatelo tutto, anche perché a fine video vi ricordo, saluto 5 di voi su Instagram, mi chiede sempre Omega salutaci, 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 quindi voi mi raccomando venitemi a seguire in modo tale che io vi possa salutare, quindi vi aspetto. Ok, ragazzi, eccoci in questo nuovo video, benvenuti. Vorrei tanto potervi dire al volo velocemente quello che sta succedendo, ma ho una situazione da salvare velocemente. Vi starete chiedendo com'è possibile che Ronaldo sia uscito del carcere, se sia Ronaldo colui che sta guidando questa macchina, dove stiamo andando. Tra poco vi sarà tutto chiaro, ragazzi, ma non c'ho tempo assolutissimamente per spiegarvi. Ronaldo, non puoi lasciare l'auto così in mezzo a niente, corri, corri. No, allora, ragazzi, ora vi spiego tutto, tranquilli. Intanto mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video, che stiamo iniziando a bomba questo nuovo episodio. Corri, 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 corri. Ho dato la mia Lamborghini, scusate, no, non ho tempo da perdere, scusate. Oh, dov'è, dove è andato? Oh, vado, ho buttato una gente a terra. Mi scusi, dov'è il bambino, dov'è il ragazzo? Piano di sopra, al piano di sopra, corri al piano di sopra. Oddio, qui ci sono barboni ovunque. Dove sei? Ronaldo è giù. Oddio, devo, ragazzi, ho un brutto presentimento. Devo salvarlo, devo salvarlo. Ronaldo, Ronaldo Junior, sei qui? No, ragazzi, non è qui. Il mio istinto paterno mi dice di vedere da queste parti. Ronaldo Junior, levati tu. Ronaldo Junior, ti ho trovato. No, no, fermo. Cazzo, colpo segreto, non è andato male. Fermo, lascia stare mio figlio, non spararlo. Lascia. Fermo! No, ragazzi, lo devo accoppare. Oddio, che sta succedendo? Ronaldo, stai picchiando un poliziotto. Ragazzi, non gli dà il tempo di reagire. Poveri, l'ha buttato a terra. Fermo! Oddio, ragazzi, ho fatto giusto in tempo. Sono riuscito a buttare la gente. Fatemi prendere la pistola. Ce l'ho, l'ho presa. Ragazzi, sono riuscito a buttare la gente a terra prima che sparassi al nostro figlio. Non ci credo! È impossibile. Ronaldo Junior, tutto ok? Jasmine, Ronaldo Junior, ci siete? Oh mio Dio, ragazzi, ora sicuramente arriveranno gli altri due agenti a minacciarmi. Ronaldo Junior, dobbiamo andarci di qua, alzati. Jasmine, alzati. Presto, dobbiamo andare via di qui. Ragazzi, forse non ce la fanno. So che non state capendo niente, ragazzi, ma ora vi darò le giuste spiegazioni. Ma dobbiamo andare via di qua, Ronaldo Junior, dai. Aiuto a darti una mano per... Oh merda. No, 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 agenti, no, no. Mi stanno intimando di alzare le mani. Ma sì, le alzo le mani, però c'è un problema. Mi metto a terra, sì, sì, ma posso spiegare, non sparate, vi prego. Questa è una situazione di panico perché... No, c'è stato un fraintendimento, c'è stato un fraintesa, come cazzo si dice, se la situazione è stata fraintesa. Io volevo soltanto... Non uccidere la gente, ma non è morto ovviamente, ragazzi, ma mi manda il presidente, per favore. Comunque stanno chiamando in forza, succederà il bordello. America, che quando un agente cade o viene ferito, tutta la polizia viene in massa qui. Quindi è vero, questa cosa esiste anche nella realtà. Quindi posso spiegare, oddio che casino, non ci sta capendo niente. E adesso che facciamo, come glielo spieghiamo? Ma guardi, sono uscito dal carcere perché mi hanno fatto uscire. Questi pensano che sia scappato. No, ma posso spiegare, porca miseria, ma perché non mi fanno mai spiegare? Vabbè, ragazzi, devo rimanere così finché non arrivano i rinforzi, mi arrestano, non lo so, che diavolo sta succedendo? Siamo per scoprire la verità, nonostante io sia deidratato
è successo il bordello, sono arrivati i paramedici che comunque a prescindere o no hanno dato cure mediche, stanno cercando di dare da mangiare. Nonostante abbia spiegato ai due poliziotti, tre adesso, quattro, una che sta a fumare lì, che io non c'entro niente, che è tutto a posto ragazzi, non mi vogliono far lasciare andare, non lo so, non mi fanno alzare. Perché forse qui conviene fare un passo indietro, perché vi siete persi la situazione. Mentre succedeva tutto questo bordello, ragazzi, Ronaldo era in carcere, questo già lo sapevamo. Soltanto che a un certo punto, ragazzi, Donald Trump è venuto a sapere della situazione. Sapete che Jasmine, per chi segue la serie da tanto, era la segretaria di Trump. Infatti non l'avevamo conosciuta così. Quindi, ragazzi, Trump, avendo saputo la situazione, è venuto... ci ha lasciato andar via e siamo corsi qui. Soltanto che adesso ovviamente, ragazzi, Trump è qui, è arrivato con la sua scorta ovviamente, e sta dicendo di lasciarci andare, perché è stato lui a scarcerare Ronaldo, anche se tecnicamente non può fare questa cosa, però è pur sempre presidente degli Stati Uniti e del paese più forte del mondo, no? Quindi Trump sta dicendo di lasciarmi andare, di non fare questioni, soprattutto perché non penso che qualche poliziotto voglia disubbidire a Trump. Quindi mi posso alzare per favore, che sono anche deidratato, qualcosa da bere, eh? E scià? Alzati, scià. Quindi ragazzi, forse è chiarita più o meno la situazione, perché c'è stato un mezzo bordello tra auto dell'FBI, della polizia, poliziotti arrivati, questi... Mi vuoi smettere di buttare sta pistola in faccia, porca miseria? C'è stato un piccolo frainteso, perché io non volevo buttare giù quella gente, ma non volevo che sparasse Ronaldo Junior, perché l'ordine esecutivo comunque c'è, lo sapete anche dallo scorso video, e Trump mi aveva dato la possibilità di correre da Ronaldo Junior e evitare questa disgrazia. Tra l'altro sto anche facendo i miei contratti con la Juventus, ragazzi, quindi sono un po' incasinato con tutte le cose che stanno succedendo, perché c'è tutto in un periodo e devo passare alla Juve e Ronaldo Junior scappa e la macchina e quell'altro. Quindi ragazzi, è successo questo piccolo bordello. Infatti Ronaldo Junior penso sia bene adesso, e anche con i poliziotti. Per cui, siccome non so ancora se devo passare alla Juve, se dobbiamo firmare con la Juve, ragazzi, sono un po' indeciso. Signor Presidente, lei che dice? Devo passare alla Juve? Cioè ragazzi, questa scena epica, c'è Trump che sta facendo il suo discorso, praticamente è tutta la caserma praticamente, perché vabbè, lì c'è lo sceriffo che comanda, lì c'è il sottotenente, lì c'è il tenente, vabbè. Comunque sta facendo il discorso dicendo che comunque sono scarcerato sia io che Ronaldo Junior da tutti, anche se tecnicamente questa cosa non si può fare, lo già lo dico, però Trump è pur sempre presidente degli Stati Uniti, ragazzi. E tutto questo penso che lo dobbiamo a Jasmine, che era la sua ex segretaria, quindi penso che questo sia l'ultimo favore che Trump ci stia facendo, dato che diciamo come regalo di addio a Jasmine, che era la sua segretaria. Per cui Trump, ragazzi, sta intimando di lasciarci stare, di non fare niente, anche se ovviamente le cose non stanno esattamente così, però diciamo che siamo scarcerati da tutto e tutto il resto. Quindi penso che Trump, ragazzi, abbia risolto soprattutto la situazione e evitato la morte di Ronaldo Junior, cosa importantissima. Per cui adesso penso che dovremmo ringraziarlo, anche perché c'è stato un mezzo bordello qui, ragazzi. Guardate quante auto dell'FBI sono arrivate. Cioè per un momento temevo che Trump non sarebbe arrivato e che la poliziotta mi avrebbe sparato, perché col colpo segreto ho buttato la gente a terra che è svenuta ancora lì, sta a terra. Per cui ragazzi, credo che la situazione sia risolta, credo che i poliziotti abbiano capito e Trump stia ancora continuando a spiegare che non devono più farci niente. Bene ragazzi, quel che bene spero è che è finito bene, a parte per il poliziotto lì a terra che rimane così. Ronaldo Junior e Jasmine sembrano più o meno che si siano ripresi. Ronaldo Junior non sta tossendo più, Jasmine sta meglio, penso, non sta più accovacciata, ma almeno sta seduta. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, soprattutto la fine si spera di questo bordello vi sia piaciuta, soprattutto un bel mi piace per Trump, che non lo vediamo da tanto, un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, quindi ovviamente attivate la campanella delle notifiche e commentate dicendomi se siete contenti che Ronaldo Junior non sia morto e che Ronaldo sia uscito dal carcere e che passerà la Juventus, perché se passerà la Juventus, ragazzi, ci faremo un video, ma solo se spolliciate, quindi mi raccomando. Quindi ragazzi, voglio salutare gli ultimi 5 di voi. Saluto Metal Diamond, Sebastiano Giorgi 6, Leonardo Beccaccia, Todisco 82 e Pietro Dimporzano. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi. Se anche voi volete essere salutati nei prossimi video da Donald Trump e Cristiano Ronaldo, mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram. Basta che andate in descrizione, lo trovate anche qui. Vi basta cercare @GianAntony, venitemi a seguire, ragazzi, e basta.
sarete salutati da me. Per cui vi aspetto in tanti, mi raccomando, passateci due minuti. Direi che per questo video è tutto, ci siamo ripresi, spero che la situazione si sia ripresa. Qua è Jasmine, Ronaldo Junior, Ronaldo, il poliziotto malandato, tutta la squadra dell'FBI. Noi ragazzi ci sentiamo ad un prossimo video. Qua Megozzo che vi saluta e bella per tutti. Ciao!